Il Carnevale dei Figli di Bocco ha celebrato Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte con una cerimonia simbolica, ovviamente a Ponte Buriano. Un omaggio al grande artista che disegnò il ponte nella carta della Val di Chiana e nello sfondo del dipinto della Gioconda, con una passeggiata dal castello di Re Bocco a Castiglionfibocchi sino al ponte romanico. Lì ad attenderli c'era lo stesso Leonardo in barca assieme alla sua Monna Lisa. Si sta bene vestiti da Leonardo. Ecco. Da Gioconda in questo secolo ci si sente molto bene, come ha detto appena il mio esime maestro. È un onore, grazie. I partecipanti hanno poi visitato il Museo Leonardo e l'Aretino alla presenza di alcune splendide maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. Il prossimo sabato si tornerà nuovamente a Ponte Buriano con una cerimonia in programma per le 15, alla quale prenderanno parte il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e la presidente della provincia Silvia Chiassai, per omaggiare il monumento simbolo immortalato da Leonardo, sempre con partenza a piedi da Castiglionfibocchi. Sono infine in programma per domenica 17 e 24 febbraio le due uscite del Carnevale dei Figli di Bocco a Castiglionfibocchi. Il caratteristico borgo sarà così nuovamente invaso dalle maschere con sfarzosi e meravigliosi abiti barocchi.